Gianni Colacione, 1 giugno 2013, siamo in chiusura appunto dell'assemblea referendaria Cambiamo Noi e siamo in compagnia di Michele De Lucia, che è tesoriere di Radicali Italiani, è una delle associazioni che sono, appunto, fanno parte del comitato promotore dell'altra gamba, un po' della dirigenza di Radicali Italiani. Michele, come ti è sembrata questa assemblea, com'è andata? Ma intanto mi pare una buona assemblea, nel senso che stamattina la sala era piena nonostante il sabato di giugno e la pioggia torrenziale. Ormai a Roma ci sono i monsoni e davvero non era un grande invito a uscire di casa, ma davvero abbiamo fatto il pieno. Meno persone il pomeriggio, ma era anche prevedibile. Noi stessi lo pensavamo più come un momento con un taglio magari meno da relazione, meno da intervento, più organizzativo. Direi che è una buona apertura, ora speriamo di fare bene l'apertura vera, quella con i tavoli a partire dal 7-8 giugno, e lì davvero l'appello e un ringraziamento anticipato a tutti i compagni che scenderanno nelle piazze e nelle strade tra pochi giorni, ma soprattutto che stanno già da molti giorni organizzandosi per trovare un autenticatore, per organizzare i militanti, per fare i permessi. Sappiamo che sono tutte attività che costano molto tempo, oltre che un investimento non indifferente di soldi, benzina, spostamenti, cose. Queste cose chi dall'89 è stato molto tavolinaro come me e tantissimi altri compagni lo sanno, e quindi davvero un abbraccio grosso, intanto un abbraccio di apertura, sperando di andare anche lontano tutti insieme, e cioè vicini all'obiettivo, cogliendo l'obiettivo. Michele, ovviamente facciamo tutti i miei auguri per questa campagna referendaria, per il suo avvio e per la conclusione, ovviamente la campagna, insomma il raggiungimento delle 500.000 firme necessarie per ogni referendum. Noi abbiamo un certo occhio un po' sulla rete, e sulla rete un po' il dibattito, la militanza in questi giorni relativamente a questi referendum lo ha espresso con delle perplessità relativamente a una compresenza effettivamente di due pacchetti referendari. Un po' la domanda che ho fatto anche a Mario: tu che ne pensi di questa cosa, di questi due pacchetti referendari, di cui uno appunto qui ci state voi e l'altro ha un comitato promotore con presidenza di Marco Pannella? Mi inviti a nozze. Voglio distinguere due piani, il merito e il metodo. Nel merito, io sono felicissimo di questo deposito, condivido tutti e sei i quesiti e credo che il 99,9% dei radicali condividano sin nelle viscere i sei quesiti referendari che sono stati presentati sulla giustizia. Io stesso, per la verità, soprattutto nei primi due anni della campagna Amnistia, se non sono stato l'unico, poco ci manca, a ricordare continuamente i nostri referendum sulla giustizia e la figura, la storia, la vicenda di Enzo Tortora. Anzi, non riuscivo proprio a capire perché se ne parlasse così poco, quasi per niente, nel corso della battaglia sull'amnistia per la giustizia, eccetera. Ritenevo, insomma, che la comunicazione fosse un po' troppo rivolta solo al mondo delle carceri, quando questo è un problema che riguarda il 100% dei cittadini italiani. È chiaro che poi i detenuti e gli operatori di polizia penitenziaria, in modi molto diversi tra di loro, sono quelli che ne pagano più direttamente il prezzo. Però credo che sin dall'inizio avremmo dovuto parlare molto di più al cittadino che aspetta 10 anni per la sentenza di un processo civile e via di seguito. Quindi contentissimo, quindi non solo la mia posizione, ma il mio impegno si raccoglie su 12 referendum, e sono 12 referendum radicali al 100%, tutti e 12, e credo anche sempre nel merito, che anche proprio da un punto di vista dei temi, del respiro, eccetera, questa presentazione ci consenta magari di non schiacciarci troppo nemmeno a sinistra, ma solo su una parte della sinistra. Quindi da questo punto di vista lo considero un fatto strapositivo, che era augurabile, e meno male che c'è stato. Sul metodo invece, tanto possiamo parlare liberamente, sono incazzato come una bestia, perché ritengo non decente, non accettabile, e mi fermo qui, immaginatevi gli epiteti peggiori che potete immaginare e saranno tutti giusti, che
Il tesoriere e il segretario di Radicali Italiani, ma con loro tutti quanti compagni, eccetera, debbano aver saputo di questo deposito dal sito il venerdì sera. Ritengo assolutamente ignobile, e misuro le parole, che per la prima volta, credo da 20 anni, non mi e non ci sia stato chiesto se volevamo essere tra coloro che depositavano i referendum. Francamente, se qualcuno intende questa come una gara a chi ce l'ha più duro, stia attento, perché diventa una gara a chi ce l'ha più moscio, e se poi i compagni ci corrono dietro con un mattarello per darcele come nei cartoni animati, credo che non abbiano tutti i torti. Insomma, questa cosa si poteva fare bene. Ci avete detto per un anno e mezzo, che non si potevano fare i referendum, che era una cazzata, che bla 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 bla. Poi, dopo aver detto no, 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 siete brutti, siete sporchi, siete cattivi, siete stronzi, siete infami, eccetera, si fa questa cosa in questo modo così sgangherato. Mi dispiace, ma certo l'incazzatura per questo modo di procedere non comporterà da parte mia, anche e soprattutto su quei quesiti, nemmeno un secondo di disimpegno o di minore impegno, perché sono miei e nostri al 100%. Se poi uno ha bisogno di queste cose per pensare di per sentirsi più vivo, cioè se uno ha bisogno per vivere meglio, di sentirsi migliore di altri che invece sarebbero degli infami, tanti auguri. Quando vedrò su qualche giornale di quelli per i concorsi un concorso da guardie svizzere, lo segnalerò agli interessati, così forse potranno trovare una maggiore soddisfazione per le loro esistenze. Detto questo, però, e veramente lo dovevo a me stesso e a tutti gli incazzati, detto che il metodo è stato quello che era, attenzione, che questo modo scacciato e sgangherato non faccia perdere di vista la cosa più importante, che è il merito, e quindi l'impegno al 100% su tutti e 12 i quesiti, veramente, cioè, perché altrimenti si sfascia tutto, altrimenti non, cioè, in questo modo ci andiamo veramente a sfasciare. Non deve accadere. Noi il tentativo referendario l'abbiamo concepito proprio per rimettere in piedi una rete di militanti, trovare iscrizioni nuove, fare autofinanziamento nuovo, eccetera. Quindi ci si incazzi, ci si sfoghi, ma il mio augurio, appello, eccetera, io ci metterò 24 ore al giorno, dalla mattina alla notte, come ho sempre fatto, tutto l'impegno del mondo. Non ci sono piani B, secondo me. Dobbiamo essere più forti anche di queste cose, speriamo di chiarircele e di superarle nell'interesse delle nostre idee, nell'interesse generale, eccetera, e di cogliere questa come una grossa opportunità su 12 quesiti. Michele, mi pare di capire quindi che ti impegnerai per rifuggire qualsiasi rischio di subire accuse di sabotaggio. Non è un rischio, le cazzate sono cazzate, le ho già viste sulla cosa delle liste alle politiche, dove chiarisco ancora una cosa. Io non condivido nel modo più assoluto la decisione che alcuni compagni, alcuni radicali hanno preso di incrociare le braccia e non raccogliere le firme. Anch'io ero incazzato per 100 miliardi di motivi, però ho lavorato dalle 8 di mattina alle 3 di notte per cercare di portare a casa le liste in tutte le circoscrizioni. E credo che quella reazione lì, io posso anche comprenderla, ma non posso e non potrò mai condividerla, perché vuol dire proprio tirarsi un estintore sui santissimi, capito? Cioè, tirarsi proprio le martellate. Dopodiché, magari, ammettere che forse, sapendo le condizioni in cui eravamo, metterci in condizioni di mandare le liste, di iniziare a raccolta firme a 6 giorni dalla scadenza del termine, non è stata una pensata esattamente geniale. Per questo dico, posso anche capire la reazione un po' incontrollata, ma non posso accettare che tra compagni, cioè, ci siano poi quelli che incrociano le braccia, non vanno a raccogliere le firme, o magari ce l'hanno e non le consegnano, poi non ho nemmeno capito bene come sono andate le cose.
e forse preferisco non capirlo perché mi sono già incazzato abbastanza e cerco di salvare quel che resta del mio fegato. Ok, Michele, Però allora. bisogna essere più forti di tutte queste cose, sia radicali innanzitutto per se stessi, per le proprie idee, per le proprie motivazioni. Abbiamo tutti quanti la responsabilità di mandare avanti una storia che ha 55 anni, eccetera, e per questo dico, mettiamo davanti le idee e gli obiettivi agli ospiti, ai rospi che ciascuno, a volte molto a ragione, a volte molto a torto, ritiene di dover mandare giù, perché se no non ne usciamo più. E invece bisogna uscirne bene, vivi. L'incitamento, per carità, lo condividiamo, ma solo per poter capire, per poi anche superare, diciamo, certi rospi e così via, ti volevo chiedere il tuo parere sul fatto, secondo te, riguardo a questa decisione, ha avuto un ruolo il fatto che abbiamo Riccardo Maggi che sta, spero, per diventare consigliere comunale e gli facciamo tutti i migliori in bocca al lupo? In che senso? No, intanto mi unisco agli in bocca al lupo. Detto questo, però, non vedo il collegamento, nel senso. Lui fa parte di una, cioè, sta in una lista che sostiene Ignazio Marino, insomma. Sì, io per esempio al secondo turno voterò Ignazio Marino semplicemente perché non voglio più Alemanno, però trovo scandaloso che il ballottaggio, ma anche vedendo i candidati ai blocchi di partenza, non ce n'era uno decente. Io spero che Marino faccia un ottimo lavoro, intanto che vinca, che faccia un ottimo lavoro, tanto peggio di Alemanno è impossibile, quindi comunque voterò Marino. Speriamo che cresca. Saremo a vedere, quindi facciamo un in bocca al lupo anche a Riccardo Maggi e facciamo un in bocca al lupo a tutti quanti noi. Un ultimo appello per questa battaglia referendaria. Cambiamonoi.it, poi chiaramente appena avremo i moduli per gli altri quesiti e tutto quanto, per gli altri nostri, nostrissimi quesiti, ci organizzeremo e devo dire nel giro di telefonate che sto facendo con tutti i punti di riferimento, io non ne ho sentito uno che non vuole raccogliere. Cioè, ora non inventiamoci cose, non montiamo le cose per cui ci saranno quelli che non vorranno raccogliere. No, non, cioè, io non le voglio sentire queste Grazie ancora, amica De Lucia.